Gesù mio, la notte dello spirito è giunta ed è buio nella mia stanza e dentro di me. Avverto il vuoto della tua presenza ed è come se mi mancasse l'aria. Dove sei, mio Dio? Perché non odo da troppo tempo ormai la tua dolcissima voce? La mia anima trema per la tua assenza ed invano si dimena e ti attende. Nelle cavità del mio cuore giacciono solitudini inconsolabili e freddi venti che gelano i miei pensieri e la mia vita. Sono come prigioniera in un intricato labirinto dal quale non riesco più ad uscire. In questa oscurità io, disperata e cieca, ti cerco, ahimè, purtroppo, senza trovarti. Il ricordo dei lieti istanti, trascorsi contemplandoti nella luce, mi sembrano un lontanissimo ricordo che ha perso ormai la sua forma ed i suoi contorni. Com'è possibile che io abbia potuto smarrire un così prezioso bene? Ed ancora, come ho potuto perdere di vista una luce che sempre ha illuminato il mio cammino, rendendolo sicuro? Ti dicevo, Gesù, ti amerò per sempre. Ed invece, ora sto scoprendo l'infedeltà delle mie parole. Eppure, ero convinta di amarti al di sopra di ogni bene terreno. Ed era felice il mio grido a te, nel quale il mio cuore ti urlava, tu sei il mio tutto. Ti supplico, mio Dio, non lasciarmi in questa valle di lacrime e di tristezza profonda. Se era tuo desiderio e volere farmi comprendere quanto tu mi fossi indispensabile, ti assicuro che l'ho capito. Perciò, mio amato Gesù, ritorna ad abitare le stanze del mio cuore. Vi ho spalancato le porte e le finestre affinché tu vi entri, donandomi ancora una volta il calore della tua presenza, che come un sole può rigenerarmi a nuova vita. Ti sto aspettando con trepidazione, Gesù. Ti prego, fa presto. Vieni ora, prima che io muoia per mancanza d'amore.